Ciao a tutti belli e brutti del vostro Christian De Ares. Come avete potuto vedere dal video Bentornato FIFA, il mio account è stato sbloccato. Ho aperto anche i ben 12 pacchetti che mi ha offerto la casa. E niente, ci eravamo trovati, se non vi ricordate, due pacchetti gratis per il foot. Ce le facciamo online, quindi che dire, incominciamo a fare il primo foot, vediamo un po' se la cosa va bene. Intanto abbiamo raggiunto una modica cifra di 87.000 crediti, vendendo anche giocatori che ho trovato nei pacchetti. Vediamo un po', proviamo con questa formazione. Facciamo come il membrano, i giocatori più forti. E comunque anche se non abbiamo molta intesa. Intanto qua ci becchiamo Cristiano Ronaldo Viola che porta bene come dicono tutti. Vediamo chi è l'attaccante di riferimento. Uno tra Caimeiro e Gervinho. Gervinho mi potrebbe interessare però. Facciamo Gervinho, dai, anche se Caimeiro faceva intesa. Allora, qua abbiamo il nostro Higuain, ma c'è Agüero. Agüero, quindi lui è 87 più forte. Andiamo col COC. COC qua proprio abbiamo la Gogo, solo lui. Prendiamoci lui sperando che poi nelle riserve ci ritrova, riusciamo a trovare qualcuno. Tanto sulla destra abbiamo quindi Mata, che fa intesa almeno lui. Andiamo come CDC, davanti alla difesa che ci mettiamo. Ci mettiamo uno tra Ramsey oppure Kriko, che l'ho già fatto e francamente mi piace meno con Cristiano Ronaldo, ci fa intesa. Andiamo poi i centrali difensivi, abbiamo uno tra Raggi oppure Moreno. A questo punto puntiamo su Moreno. Andiamo un po' all'altro centrale difensivo. Che abbiamo uno tra Miranda pure Melatia, appunto facciamo Miranda, non so per quale motivo, vabbè, forse era meglio Melatia, vabbè, chi se ne frega. Un altro terzino destro, andiamo su questo qua. Qua ci stiamo avendo più giocatori non rari che altro, però vabbè. Terzino sinistro, uno abbiamo la ce ne freghiamo di Marcelo, anche se avrebbe fatto intesa. Andiamo in portiere, lo fa benissimo. Portiere abbiamo Mandanda, che mi sono sempre trovato benissimo con lui. Bene ragazzi, allora qua abbiamo una bella intesa che fa schifo, 46, però almeno il valore della squadra è 85. Vediamo un po' le riserve, 82 ne abbiamo 3. A questo punto diciamo che possiamo prendere, prendiamoci lui che almeno è della Premier, magari chiamo un difensore della Premier che ci può fare risalire un pochino di intesa. Intanto qua ci ritroviamo ancora, ah no, troviamo David Luiz, ah no, abbiamo trovato un po' di Pepe in difesa e ci fa anche un pochino di intesa. Speriamo di trovare un terzino destro decente. E ci troviamo invece Javi Martinez, che male non fa. Metto punto a posto suo, così almeno fa un pochino di intesa. Cerca, abbiamo Oscar, che è 84, primo di Oscar che va decisamente meglio di questo. Intesa sta salendo. Ci manca questo terzino destro decente. Qui abbiamo intanto Douglas Costa, Eriksen. Noi anche se come COC siamo più o meno a posto. Allora, qua l'80 possiamo prendere o Salah oppure Salah che almeno è della Serie A. 73 ci sarebbe Insigne oppure Pedro. Sì. Vediamo un po'. Felipe Melo. Quello più forte, quindi Azpilicueta.
Dopo qua col terzino destro stiamo andando veramente a nozze. Prendiamo Royce. Paillet. Vediamoci Paillet. Ho tanta voglia di saltare questa partita. Vediamo se almeno l'ultimo ci dà un terzino destro che ci dà Pereira. Però dobbiamo prenderci più forte che questo. Ci metteremo a questo punto Miranda come terzino destro e ce la giochiamo, diciamo così. Eccoci qua con il nostro avversario. Abbiamo un avversario con un valore di 84 con un'intesa 92 metri o 68 o 70, adesso mi ricordo. Qui ha una squadra valutata con un maggiore, quindi qua ci vuole un miracolo. Spiegate per me, ragazzi. Pure con la pioggia, quindi andiamo bene. Usti, inizia bene. Ah, ecco, tanto tiro pure un calcio il mio giocatore. Corner. Ok, spazzata via. La passa per quello normale. Bella la parata, come avete potuto vedere Mandana è stata un'ottima scelta. Ah no, ho scelto Perciafine. Ok, come ho detto Alaba grande e te pareva. Passano veramente piano, non capisco. Quella miseria, ho fatto un... Usti, crocio dei pali. Via, prendi la spalla e inciappa. E c'è i giocatori che inciappano da soli e fa ovviamente un gol della Madonna. Niente, qua sarà un massacro, ve lo dico. Pepe, sbaglia. Ok, perché aveva detto Neymar se poi ha segnato Busquets? Vabbè, già siamo su 2-0, si prospetta bene la giornata. E ancora qua che sbagliamo i passaggi, ma adesso fa un altro tiro, un altro gol. Intanto qua il portiere fa quel che può. Sbaglia ancora, ma perché non gliela appoggia? Caspita, ce l'ha lì davanti e la passa a quell'altro. Cerca di fare qualcosa. Qua no, ha sfondato praticamente. Ah, lui, suo. Beh, ha preso due gol, ma il portiere si sta coprendo bene. Grande, questa volta la palla del difensore. Ho dei difensori che sono... Pensavo che con Pepe potevo stare abbastanza relativamente sicuro, ma a quanto pare... Tutto qua c'è Miranda. Occhio al tiro, parata. Eh beh, almeno sono riuscito a fare un tiro anch'io. Alaba, la battuta. Mette in mezzo, fuori. Dai Pepe. Metti un po' di sale e zucca, Pepe, dai. Grande patata del portiere.
Tanto qua non vedo l'ora che finisca la partita perché è veramente un massacro. Poi con i difensori che mi ritrovo, a parte Martinez e Miranda che sta giocando sulla destra, che è fuori ruolo. Cambiare. Passiamo indietro e la ripassiamo a lui, giustamente. Lui dice, vabbè, vengo a giocare, tiro io. Becca clamorosamente la traversa. Tanto qua vediamo un po' chi sta scattando. Mata, che non è famoso per la velocità, ma ci prova. Niente, provato il dribbling. Mata, mette in mezzo. Ma perché fa così? Gol! Gervinho. Dopo che ha tentato la rovesciata quando poteva andare di testa tranquillo, non c'era nessuno. Un gol si è riuscito a fare, ragazzi. Gervinho. Grande. Grande. No! Fuori di Agüero, ci stiamo dando la svegliata. Grande per Agüero. Prova il tiro. Che cacchio fai? Ma si può svirgolare così la palla? Ah, che gol. Cioè lui basta che scureggia e segna. Io invece... Niente, 4-1. Pepe, sei un grande. Riesci a farci sovrastare in modo abnorme. E niente, ci fa uno nel mare, quindi. Sicuramente Pepe non lo è. Martinez 4.8, ma si è giocato decisamente meglio di Pepe. Mata 8 addirittura, Gervinho 7.2, Ronaldo 5. Nulla ragazzi, adesso vedremo cosa ci sarà nei pacchetti. Andiamo un po' ai pacchetti, uno argento e due pacchetti oro che ci apriremo. Bene ragazzi, eccoci qua con l'apertura dei tre pacchetti trovati nel pack opening. Sì, nel pack opening, scusate, nel draft. Iniziamo dal primo che, se non mi sbaglio, è Agüero. Sì, è lui. Vediamo un po' cosa riusciremo a trovare. Magari troviamo qualcuno leggendario. No, troviamo Neto. Però troviamo Pochettino, che un pochettino di fortuna ce la potrebbe anche dare. E niente, vediamo un po'. Partiamo da Neto, che francamente dovrebbe far mercato, perché non dovrebbe essere male. Thomas Pina. Questo è fantastico. Vabbè, lasciamo stare. No, Spina, l'ho collegata alla birra, quindi niente, il mio cervello ha un neurone solo. Ferretti, niente, come al solito, Real Sabagosta, vabbè. Bene, eccoci col secondo pacchetto, continuiamo ad aprire quello oro, poi ci teniamo per buono quello argento e vediamo un po' cosa possiamo trovare, speriamo qualcosa di leggendario. Vediamo un po' se mi porta bene questo detto, poi se mi porta bene, tanto ormai ci sono abituato. Vediamo un po', momento di suspense, un po' troppo di suspense. Eccocelo qua, Bernard. Vabbè, come al solito di
Leggendario c'è una beata mazza. A parte questo, che vabbè, si vende a 900, e quindi è niente. Colui che dice si è fatto male al braccino, povera stella. E nulla, dai, ragazzi, un altro pacchetto, diciamo, leggendario. E ci vediamo poi con il pacchetto, quello al 100. Speriamo che almeno ci dia una cosa di più decente da vendere. L'ultimo pacchettone è quello dell'argento, vediamo un po' se riusciamo a tirare fuori un ragno da buco, diciamola così, perché a quanto pare il leggendario non funziona. Radoia, ah, sono tutti giocatori, vediamoci un po', questo che non sembra male, vediamo un pochino, effettivamente. E nulla, dai ragazzi, questi sono i mitici giocatori trovati, forse ce n'è uno della Serie A. Scherziamo, manco uno della Serie A. E niente, dai, vediamo cosa ci riserva il destino. Magari riusciamo a vendere un paio di giocatori, magari questi argentoni. Ci vediamo allora quindi con il prossimo draft. È stato un gettone, faremo online e speriamo che ci vada meglio di questo episodio. Quindi nulla, grazie ancora per la visione, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, un bel pollicione, che non basta mai. E mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi nel link che troverete sotto nella descrizione. Vi troverete il link alla mia pagina Facebook e il link al sito che ho fatto per l'occasione. Quindi non vi resta altro che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!